Buona giornata da Leonor. Oggi sono qui per mostrarvi una scrittura automatica ricevuta da Gian Galeazzo Ciano. Vi dico probabilmente qui, adesso. Vi basta guardare le fiamme delle candele. Stamattina, in scrittura automatica, stavo appunto ricevendo delle entità. Io non avevo evocato nessuno in quel momento, quindi diciamo accettavo gli ingressi dei defunti che avevano bisogno di parlare, e quindi ho iniziato a scrivere. E qui dice: sono stato un uomo importante della vostra nazione, sono stato una vittima dei rancori da parte del popolo. E anche se qui dopo vi spiegherò la fine, dice un messaggio molto importante per l'Italia, per come siamo messi adesso. Dice: il vostro popolo è in pericolo per le scelte assolutamente senza senno, devastanti dei vostri governanti. Siete sotto il governo di persone senza alcuna coscienza. Poi dopo il messaggio continua dall'altra parte, però qui dice un messaggio, probabilmente Ciano era cristiano, perché c'è un messaggio appunto cristiano, e dice: il vostro unico superiore è Dio. Logicamente, per chi ha fede cristiana. Poi ho chiesto il nome perché non mi era stato detto. Per due volte mi è stato detto che era una persona molto importante per lo Stato italiano, ma io ho voluto approfondire per sapere chi era che mi parlava. Non me lo voleva dire. Poi mi ha detto Gian Galeazzo Ciano, il genere di Benito Mussolini. E dice, perché gli ho chiesto poi com'è che è morto lei, perché io sinceramente non ho mai approfondito il suo personaggio. Sì, conosco la vita di Mussolini, ma di Ciano no. E dice: la mia vita è terminata quando una pallottola mi ha forato la schiena. Ero solo disarmato. Da qui poi ho fatto dei controlli e in effetti lui è stato ucciso perché ritenuto traditore da Mussolini. È stato ucciso appunto con una esecuzione alla schiena, sparato alla schiena, perché così venivano uccisi i traditori all'epoca. E poi dice: posso dirvi di essere fieri di essere italiani, ma non di questo governo di assassini. Posso dirvi di ringraziare le vostre. Poi qui dice alcune parole che non riconosco perché è così in scrittura automatica, è difficile a volte ricordare i messaggi. Comunque dice: alla fine posso dirvi grazie signorina. Poi c'è la croce appunto per la morte e ciao. Ho fatto dei controlli in internet e risulta appunto ciò che vi ho detto. Io approfondirò la situazione appunto chiamandolo in scrittura automatica e gli chiederò appunto riguardo ciò che è successo con Mussolini, che a quanto pare ho letto riguardo appunto ciò che è successo, lo aveva fatto uccidere perché aveva votato contro una decisione di Mussolini riguardo una cosa proposta da Hitler, che lui non l'accettava, e alla fine è stata questa.
Io vi lascio e buona giornata.